rubare i ricchi ricchi non è un peccato. Ormai io ho già le porte del paradiso aperte. Ecco, io sono convinto di andare in paradiso, perché credo qualcosa nell'aldilà. Il primo furto che ho fatto 8 anni, ho rubato 1 chilo d'oro. Ma io ti parlo che ne ho rubati 7-8 quintali d'oro nella mia vita. Però a me mi hanno sempre definito le cronache giudiziarie il ladro più onesto d'Italia, perché se no mai, mai in vita mia, neanche con un dito spinto un derubato. Mio padre era un gran lavoratore, un uomo eccezionale, doveva mantenere 5 figli e mia nonna e mia madre, naturalmente. A scuola ho notato una grande differenza ed eravamo noi poveri. Quindi un giorno vedo uno di questi paciocchotti ragazzi, apre questo bel cestino e ho detto: mi dai il torsolo della mela, me lo avanzi? Sì, sì, dice questo qua. E comincia a morsicare, finché arriva alle semi, in pratica. E me l'ha gettato addosso. Mi sono alzato, gli ho dato una spintone di quelli tremendi, così, perché questo cade per terra, si morsica la lingua, esce fuori un getto di sangue. E sono stato espulso da tutte le scuole del Regno d'Italia. A 8 anni mi sono trovato in strada. Quindi un po' alla volta mi sono ingegnato, ho fatto piccole cose, le ho fatte per necessità. E poi, quando sono diventato un po' più grande, le ho fatte per virtù. Avevo circa 12-13 anni. Allora c'era un teatro qui, si chiama Teatro Malibran. E era per adulti, non per ragazzini, perché era vietato ai minori di 18 anni. Allora io cosa facevo? Mi sono inventato che dietro a questo teatro c'era un canale, c'era un ponticello dove c'era le uscite di sicurezza, no? Io mi arrampicavo fino in alto sono qualcosa come 14-15 metri di scalata. Andavo nel terrazzo, entravo nella galleria, aprivo la porta e facevo entrare quelli che potevano entrare a vedere i film, no? E così, insomma, guadagnavo i primi soldini così. Poi piano piano mi sono un po' migliorato, ho cominciato da prima con i tabaccai, poi con le gioiellerie e sono diventato, insomma, quello che sono. Dai nobili, io lavoravo in Canal Grande, dove c'era gente ricca, ricca. Il palazzo di Alberto Falck, dove ho rubato il canaletto, no, è stato lui che ha rubato me. Ho rubato quasi la mal di testa, diciamo, da Picasso, Magritte, tutti i Blauterreiter, Mackenherr, Nolde, Klee, Kandinsky, Polowski. Ho rubato tanto, ti ripeto, l'1% di quello che ho rubato sarei milionario, ma l'1% di quello che ho donato io, idem con patate, sarei lo stesso milionario. E quale soddisfazione più grande è aiutare un povero che non dà anche i soldi per prendersi il pane? Io andavo dentro nei supermercati, gli davo la carta di credito, track, e uscivano con 5, 4, 3, 500 euro di mangiare per tutto il mese. Gente che non aveva neanche da mangiare. Passavo dal banco, dicevo: cosa vuoi, da Tiny, una Visa, una Mastercard, una... cosa vuoi, che carta vuoi, dammi quella che vuoi. No. Scontrino, pagava l'assicurazione, tranquillo, pagava i poveri. Ma ti rendi conto? Ma quello che a me mi dava un po' di sollievo e soddisfazione era che non rubavi affatto ai proprietari delle carte di credito, ma alle banche. Mamma mia, dico. E quando mi arrestavano ero pacifico, tranquillo e beato, perché avevo già preso questa consapevolezza. Tra me e la polizia, le forze dell'ordine, io le chiamo del disordine, però dell'ordine, con tutto il dovuto rispetto. E siamo sempre rispettati. Ciao Pippina, come va? Cosa hai combinato ieri? Hai rubato? Quando farai il prossimo furto? E io gli dico sempre quello di domani. No, io in carcere sono sempre stato un leader nelle carceri. Cioè, mi chiamano il sindacalista delle carceri. No, ho fatti 22-23. Ma però a pezzi, attenzione, 3 anni, 4 anni, 2 anni e mezzo, 8 mesi. Non mi sono mai pentito della vita che ho fatto. Un conto è rubare per quella mania di possesso del denaro, che fa schifo. Il denaro è del diavolo.
ma l'ho fatto per una sorta di anche di sfida tra me e l'impossibile, la nostra etica, di non far del male alle persone. Rubare, ma onestamente. Mamma mia, dico.